Incontro formativo di fine stagione per l'Associazione Italiana Allenatori di Terra di Puglia. La formazione del gruppo e dello staff, questo il tema al centro dell'approfondimento. Abbiamo chiuso il ciclo delle riunioni, abbiamo iniziato a Brindisi con Olivieri, poi abbiamo fatto ad Andria con D'Angelo, a Foggia con De Zerbi, a Lecce con Isetto, a Taranto con Dionigi e a Bari la facciamo con Nicola Grottaglia e con Francesco Fischetti. Penso che quest'anno abbiamo fatto l'unplay, quantomeno per quanto riguarda l'aggiornamento dei tecnici, non obbligatorio ma formativo. I temi saranno improntati maggiormente sull'aspetto psicologico, sulla formazione del gruppo, dello staff, una cosa importante, una cosa inusuale per gli allenatori, perché solitamente si parla di tecnica, di tattica, quella la facciamo parlare a Conte, noi parliamo, vogliamo un po' più basso. E quindi penso che Nicola Grottaglia, che è molto bravo, molto serio, gli auguro un futuro radioso, gli auguro che faccia una bella carriera. E Nicola si è messo a disposizione e parlerà di questa problematica. Tra i relatori del seguitissimo incontro anche il professor Francesco Fischetti della Facoltà di Scienze Motorie di Bari. Prima la tattica o prima la psicologia? Allora, la risposta io ce l'ho, ma non vorrei essere un po' presuntuoso. L'allenatore è motivatore, nel senso che anche attraverso la tattica si motiva l'atleta. Un atleta che gioca fuori ruolo, un atleta che gioca in una condizione non adeguata alla sua condizione fisica, sicuramente è anche demotivato. Quindi non scinderei l'aspetto psicologico da quello tecnico-tattico. Infatti noi nella metodologia dell'allenamento tendiamo ad unificare i due elementi psicofisici. Con le varie associazioni e federazioni del settore, anche noi come Università degli Studi di Bari, ci impegniamo a formare sia i tecnici sia gli educatori sportivi, cioè coloro che attraverso l'allenamento sportivo calcistico educano, creano e formano il calciatore del domani. Ospite atteso dell'incontro anche mister Nicola Legrottaglie. Per parlare di comunicazione, per parlare di gestione anche dello staff. Sì, ho preferito portare un argomento un po' diverso dai soliti argomenti che di solito trattano gli allenatori, cioè quelli tattici, i moduli, quelli sicuramente ognuno, ci sarà qualcuno che ne sa anche meglio di me e di più. Però volevo portare un'esperienza di vita più che tecnica, cioè nella gestione delle relazioni, perché penso che le relazioni siano la base del successo di un allenatore. Quindi parleremo della scalata al successo, quali sono le chiavi per poter arrivare a ottenere i risultati sperati e ambiti da ogni persona. Che facciamo contro la Germania all'Europeo? Non sarà la stessa partita che con la Spagna, saranno due modi di giocare diversi. La Germania ci concederà secondo me molto meno rispetto alla Spagna, perché non sono, la mentalità tedesca è diversa, stanno giocando molto bene, occupano bene gli spazi, poi sono molto corti tra le linee, quindi avremo un po' più di difficoltà nella ripartenza, però secondo me può essere una partita che noi possiamo portare a casa a lungo andare, quindi ai calci di rigore. Io credo che arriveremo in semifinale, come ho detto all'inizio, vincendo i calci di rigore.